Lella Costa e Paolo Calabresi. Ciao. Buonasera signora. Benvenuta signora Costa, buonasera. Buonasera. Paolo Calabresi, Lella Costa. Vi ho annunciato dicendo che faremo cose strane. Sì, prego, signora. Caro, preparatevi. Come è premuroso lei. Preparatevi a fare cose strane. Allora, su questo tavolo? Adesso vediamo dove. Questo tavolo. Adesso per fare vediamo cose dove possiamo fare queste cose strane. Ma hai trovato un partner? Un bel figo, puoi dirmi? Sì, va a ruba con il pubblico femminile, gli danno delle definizioni francamente imbarazzanti, sì. Tipo tocco di tronco. Sì, tocco di tronco. È stato definito tocco di tronco, non gli è mai successo in vita sua, no. Quindi è entusiasta. Cioè, dici che in merito succederà. Del dislivello si accorgono che sei molto alto. Esatto, non si riferiscono alla potenziale bellezza, no, ovviamente. Si come sempre, quando si tratta di uomini è una questione di dimensioni, non di qualità. E quindi, sai, colpisce. Certo. Allora, loro sono in tournée con Nuda Proprietà, che è uno spettacolo che sta emozionando mezza Italia. Perché? Parla di un grande amore. Sì, parla di un grande amore, parla di una bella relazione, parla di cose che succedono nella vita e lo fa con la leggerezza e la sapienza dell'ironia, che credo che sia la cosa che tutte e due noi ha conquistato di questo testo, che è di Lidia Ravera, che è un adattamento teatrale del suo romanzo, che si chiama invece Piangi Io pure. Io quel romanzo l'ho letto, ecco. E lì la protagonista, sì. Iris, che poi si innamora di questo amore interessante, sofferto, strano, pieno di sfumature. Come tutti gli amori, d'altra come parte, e quale giorno migliore però, per ricordare? Nel romanzo 80 anni. Sì, io no. Beh, anche qui però, Non è vero. Ah, anche sì, qui? Sì, sì, sì. Non sì. È vero. No, no, il personaggio no, l'attrice che l'interpreta è una signora attempata. Chiesta, ma perché invece qua l'amore tra due sessantenni? Beh, allora, Iris ne dichiara 65 e lui non li dichiara perché è più civetta delle due, ma perché forse diventava un po' troppo, anche un po' troppo inverosimile, perché quella è una fase della vita che nessuno ha ancora veramente indagato. Infatti la bellezza del romanzo di Lidia è proprio in questo, no? Questo cosa spostare dici, avanti. Paolo? Diventava così inverosimile? Sì, dico che il miracolo della trasposizione teatrale, della drammaturgia che ha fatto Lidia Ravera e che Emanuela Giordano ha messo in scena, è il fatto che alla fine non si l'età dei personaggi è assolutamente ininfluente, perché diventa un ragionamento sul tempo che passa, due persone che imparano a vivere il tempo presente senza rivolgersi al passato e né al futuro. Ci sono molte emozioni in sì. Questo spettacolo, io non l'ho ancora visto, però ne ho letto e me ne hanno parlato, mentre appunto ho letto il libro della Ravera che è molto bello e quindi lo vedrò presto. Mi chiedevo però di Paolo, che non tutti sanno che nasce con Streller, molti ti conoscono soprattutto come Iena. Come l'elettricista di Boris. Biascica. No. Sì, questo è anche normale. Scusami, ma per le carampane che non conosco, come me, che sì. Non conoscono Biascica, posso mostrare un pezzettino di questa tua mitologica interpretazione? Prego, è sempre un piacere. Guardate. Sei tu. Ma lei ha già fatto qualche altra fiction? A voglia, signore, sono 20 anni e faccio questo lavoro io. Oh, complimenti. E qui che cosa fa in questa fiction, intendo? È elettricista. Dai, e Biascica, dai! Però siamo in un ritardo mostruoso. Dai, Aria! Come si dice, no? Non mi vado a fare un cazzo. Merda, dai, sposta sta piantana. Ti piace il soprannome che gli ho trovato? Biascica, il tuo entusiasmo ci commuove a tutti, lo sai? Sì, ti posso dire una cosa? Sì, certo. Te lo dico, no? Che io... A me non me ne frega un cazzo se sei la figlia di Mazinga. C'è un brufoletto però. È quella la pagliata del Zianuccia. De che squadra sei? Tu, nell'orata all'acqua calda, ce li metti i Pachino? Roma? Bravo. Ce li metti, quanti ce li metti? E se ce li metti... Biascica, apri tutto. Smarmello? Smarmella, tranquillo. Lella, naturalmente tu quando
lo hai scelto, perché so che ci hai messo una buona parola, non sapevi che... No, sapevo tutto. No, sapevi, adesso comincerà a protestare perché non abbiamo nello spettacolo una scena come quella della pagliata del Sianuccia, capito? Ah, non sei nudo nello spettacolo? No, sono dire un subito. Tocco di tronco, ma non sono nudo. Per quello, un tocco di tronco, allora... fosse nudo nessuno... Comunque c'è anche un legame... vago, nel senso che Biascica va dallo psicanalista, certo. E tu fai lo psicanalista, sì. In questo spettacolo. Esatto, sì, lui ci va perché non gli pagano gli straordinari d'aprile, però ci va e risolve il suo problema. Qui anche lo psicanalista risolve tramite Iris il suo problema. Ma chi è tra i due che ci prova con l'altro? Lei. Ma anche fuori dallo spettacolo. Ma non è vero, figurati, anziana come sono, non potrei mai ambire a questo tocco. Questo toy boy, capisci? Siamo tocco messi che Calabrese è un toy boy, veramente. Il paese va alla deriva, diciamo. Dove siamo arrivati? No, è che in realtà lei non ci pensa affatto. Lei lo attira in questa sua casa che mette in vendita, di cui mette in vendita la nuda proprietà, perché avendo 65 anni, non sapendo quanto e soprattutto come ancora le succederà di campare, dice vabbè, vendo la nuda proprietà della casa, e cerca di carpire di un certificato medico che le diagnostica una qualche patologia invalidante in modo da poter ottenere in sede di contrattazione. E poi gli affitta questo studio perché lui è stato sfrattato e da lì comincia una schermaglia molto divertente. Si studiano e poi insomma capiscono. Sì, vabbè, lei piace. Rompe le scatole per metà spettacolo e la parte che gli viene meglio, ovviamente. Poi dopo comincia una cosa diversa perché arriva una bruttissima notizia, cioè che io ho un tumore, e da lì in poi questa che parte come una commedia comincia a diventare qualcosa di diverso. Però si continua a ridere. E poi vi amate moltissimo, forse soprattutto nella malattia. Io non lo so se è quello, credo che ci sia un curarsi reciproco, come forse avviene sempre nelle relazioni, no? Anche a prescindere dall'età e a prescindere dalle malattie, perché lui nel momento in cui si fa carico di questa pazza, che però è molto simpatica, è molto vitale, e soprattutto sta questo gioco del raccontarsi la vita usando un linguaggio divertente, sfidandosi continuamente in un duello che è verbale, che è di sguarica, e questa è una cosa bella. Ma a te cosa piace di lei? Ah, che momentaccio. Che momentaccio, devo dire la verità. Mi piace il fatto che è un'attrice così importante che non ha nessun vezzo delle attrici importanti. Penso. È una persona vera con cui si è potuto lavorare e creare delle cose in un sistema completamente paritario. Lei non, a lei gli si può dire tutto. Poi sta a te decidere cosa dirle. Perché di però solito lei... tu fai monologhi. No, perché no? In genere... Siamo abituati a quello. Infatti, lei fa i monologhi. Infatti io sono stato scelto come topolino da esperimento. Una fondamentalmente. Cavia. Se resiste lui vuol dire che si può andare avanti. Lei ha avuto già altre esperienze con altri attori. E gli altri hanno sono fatto una brutta fine. Fondamentalmente. Certo. Però, quando dico gli si può dire tutto, nel senso che in genere quando lavori con gli attrici, gli attori anche importanti, che sono arrivati, tra virgolette, in qualche modo devono in sede di lavoro farti capire perché sono arrivati fino a lì e segnare le tacche dello proprio status professionale. Questo Lella non ce l'ha. Hai capito? San Valentino anche per voi, mamma mia. Datevi un bacino, dai. Mai. La bellezza di questo spettacolo è che non vi baciate, no, non dirci niente. No, è che in realtà in questo pudore di questa relazione, sai, è un'età in cui i gesti dell'amore li hai sperimentati tutti, no? Prima, in altre vite, con altre persone. E in questo loro innamorarsi c'è tutta questa cautela e questo volere davvero che sia una storia speciale. E c'è anche una goffaggine, no? Un timore dell'essere giudicati in base ai criteri. Guardate quanto è bella qua, per esempio. Questo sono io. Quando mi fingo un po' più peggio di quello che sono nella realtà, per convincere l'acquirente, che è Marco Palvetti, che interpreta l'ottimo Marra, poi c'è Claudia Guzmano, che interpreta la mia nipotina. Non fate come tutti gli attori di teatro, che devono dire i nomi di tutti. E vabbè, ma poracci. Scusi, il nome di mio cugino, se vuoi. Di noi tuo cugino, che è meglio. No? Ivano Marcello. Uno poi vi viene a vedere, si diverte. Ti abbiamo nominato l'altro giorno sì, in scena. Sì. Perché? Perché c'è un momento... C'è un momento in cui noi facciamo i cazzari. No, no. Perché c'è una cosa molto carina. A un certo punto loro decidono che hanno... Non si sa quanto tempo c'è, e allora sintetizzano una vita in una settimana. Oggi è lunedì, che succede di lunedì oggi? Ci siamo sposati. Ecco, allora io gli dico, ah, che bello, bella cerimonia, gli amici, cose. Chi ha fatto le foto? E chi ha fatto le foto varia di sera in sera. L'altra sera era Daria. Siccome hai appena detto che saremmo venuti da te, io ho detto Daria. Ti portiamo in tournée con noi, se stai buono. Ah, bisogna farti gli auguri, scusa, perché no, se si paga questa tassa farmi oggi, gli auguri, ci hanno detto. Non quindi... bisogna. No, io non c'ho il fisico per ricevere gli auguri. Per ricevere gli auguri? No, non so cosa si dice, cosa grazie.
grazie. Ah, grazie. Altrettanto. Altrettanto. Buon San Valentino a voi. Iris dice, alla mia età i soldi escono ma non rientrano, sì, e nessuno investe su di te perché non c'è rientro né economico né erotico. È vero, interessante, no? Questa prospettiva. Sì, è vero, la cosa bella del personaggio di Iris è che non ne fa una tragedia, lei è molto più preoccupata di essere, di affrontare il tempo che ci dicono le statistiche, che campiamo tutti di più, ma non ci dicono come, no? Quindi c'è questo lungo lasso di vita che si va allungando e non sappiamo cosa metterci dentro, quindi lei è molto più angosciata dai grumi di grasso che recircolano nelle arterie. Lei fa le scale di corsa, salta la corda, perché ha paura di quello, ha paura di perdere in qualche modo il controllo del proprio fisico e dunque della propria autonomia, della propria efficienza. Quindi queste cose lei le dice, è un Edith Piaf de Noantri, sì. Paolo, ma invece il tuo personaggio, che è un uomo di 50 anni circa, ha orizzonti più ampi. È uno abituato a far parlare gli altri, quindi anche, sia per professione, guarda, sia per si vedeva che saltava la corda. Sì, qua quando mi aveva stracciato le scatole per infatti, ma io una cosa, cosa ci trova nella logorroica, signore Iris? Forse un po' di vita vera, come lui lo dice chiaramente, mi hai sempre spiazzato. Evidentemente lei, non aspettandosi più niente, è libera di stupire. È libera, veramente libera. E questa ma è quindi una, questa è una bella cosa che la vecchiaia è l'età della libertà potrebbe essere vera? Potrebbe essere vera a patto che si sappia come campare, per esempio, che insomma non è... La cosa bella di questa commedia, che appunto ha il passo felice della commedia, è che parla di tutta una serie di temi che attraversano davvero la vita delle persone, come appunto come campare, come trovare la salute, i mezzi per come incontrarsi... la malattia, senza mai salire in cattedra, senza fare nessuna allusione all'attualità, così è una specie di tempo sospeso, ma è un tempo assolutamente quando fa l'idolo ligno è irresistibile. Sono sì, perfetto. Perché gli viene bene. Sta dritta sembra. Drittissima. Che cosa rende sexy una donna, Paolo? Logorroica, sessantenne. Non parlo di te, Lella, ovviamente. E perché no? No. Perché non sono sexy o perché non sono sessantenne? Devi dire, sei tutte e due. Perché non sei logorroica, ad esempio. No. Che cosa? La confidenza col proprio corpo. Comunque sei, se lo sai usare. Che bella risposta. Che bravo. Una bella risposta. Te lo sei allevato bene, Calabrese. Molto. Ma guarda, tutte le carampane d'Italia con me stanno... Sono tutte. Tu dici... Nei panni di Iris, so benissimo che per essere notata da un uomo dovrei presentarmi all'appuntamento con la gola tagliata. Sì, lo dico con meno sofferenza di quella che stai mostrando tu in questo momento, perché in realtà lo dico come battuta vera. Dillo allora. No, tu. È perché io mi vesto di rosso, lo invito a pranzo e lui mi sta facendo una pippa su un libro che mi ha portato in regalo, su Carmen. Io dico, Carmen. Entro e lui mi dice, ferma lì, vestita da donna e truccate. E gli dico, no, guarda, Carmen. Ma di niente di che, è una reazione pavloviana, no? Noi donne quando abbiamo le occasioni ci viene automatico farci belle, cioè belle, so perfettamente che ormai per farmi notare da un uomo dovrei arrivare all'appuntamento con la gola tagliata, ma certe abitudini sono dure a morire e lui si diverte, la vera verità. Lui comincia a divertirsi, capito? Lui comincia a divertirsi. Sì, poi io gli faccio, quando faccio la vecchia, sbavo. Poi gli insegna a guardare la vita, a guardare il tempo. A non rivolgersi indietro, a non guardare in avanti, soprattutto perché arriva una malattia che potrebbe essere determinante e definitiva. Quindi si continua potrebbe, a ridere e il pubblico potrebbe, continua a ridere no. Anche quando questa diventa una tragedia. Questa è la cosa molto bella perché è liberatorio. Fai ancora la tua porca figura comunque. Lo dice Calabrese, in veste di Carlo, non so se lo direbbe mai nella vita però. Tra l'altro tuo marito è molto alto come lui. Pochino meno. Sì, adesso meno. Non ci allarghiamo, se noi facciamo lo spettacolo, la sera ognuno a casa distanze. Sua. Tu quanti figli? C'hai quattro. Quattro figli. Sì. Vabbè, tre quindi. Sì. Adesso usano le famiglie allargate. Sì. Cosa hai provato immaginando nel dettaglio la descrizione della vecchiaia in progress? Sei spaventata, ti sei sentita a tuo agio? Sai, io sono molto vicina all'età di Iris nella vita mia e mi rendo conto che è una sorta di rimozione collettiva continua, come se non riguardasse mai veramente te, no? Questo avvertimento a stabilirsi nel presente mi sembra molto saggio e paradossalmente non soltanto per chi di vita verosimilmente ne avrà un po' meno davanti, ma probabilmente anche per chi è molto più giovane. I ragazzi vengono a vedere il nostro spettacolo, poi vengono gli incontri col pubblico e ci fanno delle meravigliose domande, come se... Dimmene una. Non me ne viene in mente nessuna. Perché sì, che meraviglioso. Ma io ci credo che sono... No, ma sono... Per avviare la vostra intimità, amico. No, perché in realtà questa cosa...
del andiamoci piano con l'intimità che si suppone che ci debba essere a un certo punto. No? A un certo punto dice, va bene, mi fermo qui, da stanotte. Io dico, no, un momento, da stanotte no, è troppo presto. Mi sento come... mi sembra la prima notte di nozze di una ragazza che si è sposata per corrispondenza, non sono pronta. In realtà è la stessa cosa che a 14 anni, no? A 15 anni, quando ti avvicini a quella cosa là e sei totalmente insicuro del tuo corpo, anche se è freschissimo e giovanissimo, i criteri di bellezza, le omologazioni sono pesanti per tutti e quindi paradossalmente questo mix letale tra adolescenza e senilità è irresistibile ed è in qualche modo molto, molto rassicurante, no? Sentite, ti convince? Molto. No, però ecco, per essere convinta pienamente vorrei improvvisare una scena. Tu? Benissimo. No, tu no, fai, non io, voi. Fai Carlo? Fai Iris? No, dai, fatelo voi. Lo so che gli attori di teatro non vogliono, perché gli sembra una recita, ma qua si improvvisa. Aspetta, spiegami una cosa. Noi adesso dobbiamo fare quella cosa lì che si fa in televisione, che diciamo no, 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 dai, ti prego, e poi alla fine cediamo? Cioè, tagliamo, tagliamo. Cioè, io vorrei che lo questa cosa e diciamo sì, vogliamo, dai, volete, facciamola. Siete venuti qui per prego, questo. Sono venuto ci per portate quello. Due sedie, qualcosa ma guarda, per ne basta, fare? Sì, va bene, due va bene. Facciamo un pezzettino la scena finale? Sì, facciamo il finale. Cosa serve? Due sedie. Servono due sedie. Ce ne abbiamo. Carlo sta per essere portato in sala operatoria. Sì, qua. Io cosa praticamente... devo fare? Vi accompagno, andate no, da soli. Tu puoi andarti a prendere una cosa, quanto fare... noi dura due minuti due e poi minuti? Ci rivediamo qua. No, perché poi dopo vi devo dire una cosa dopo i due minuti. Ah, ok. Ah, va bene. Allora, ti aspettiamo. Ok, perfetto, ti no, no, voi andate. Anzi, vi accompagno. Okay, oh, bella cosa, è Paolo Calabresi. In una... improvvisazione, naturalmente, a teatro è tutta un'altra cosa, occhio di bue, eccetera, eccetera, però una scena di nuda proprietà. Lo sai che ci ho messo un sacco di tempo ad accorgermi di avere un'inquilina del quarto piano vicino? Ti vedevo sempre correre. Ti vedevo salire le scale correndo con le buste della spesa e pensavo io adesso glielo chiedo. Cosa? Se ha un quartino di sangue senegalese. Ti avrei spiegato che corro per evitare lo smottamento delle carni. E io ti avrei risposto, stia tranquilla signora Iris, l'ha già evitato questo smottamento. Può fermarsi veramente e se non è smottata finora non smotterà più, si riposi. Tra quanto ti portano in sala operatoria? 5 minuti. Escludo. Occhio. A me non bastano 5 minuti. Per fare cosa? Cosa dovrei dirmi? Tutto. Tutto è molto impegnativo. Ma io sono molto spericolata. Ma perché non vai a casa? Non dai, ci penso cosa proprio. Stai a fare qua? Ma ti aspetto, aspetto. Ma tu immagina se dalla sala operatoria esce uno che non ha più voglia neanche di ascoltare una bella signora che si lamenta che la vita prima o poi finisce. Come se fosse un torto che viene fatto a lei personalmente. Vuoi dire se non avrai più l'energia per ascoltare le mie lagne? Beh, questo è facile. Smetterò di lagnarmi. Potresti cominciare tu, che non l'hai mai fatto. Tu hai passato la vita a ascoltare le lamentele degli altri, un po' per vocazione, un po' per professione. Sarebbe un bel colpo di scena, no? Se adesso cominciassi tu a maledire il destino. Beh, con un polmone in meno e un rene che non funziona un granché, di materia per lamentarsi ce ne sarebbe, ma non so come si fa. Ti insegno io che sono una professionista. Allora... prendi fiato, guardi dritto davanti a te e butti fuori tutte le cose che normalmente non si dicono nelle conversazioni tra adulti. Dai. Va bene, provo. Metti che il mio corpo non risponda più ai comandi, neanche limitatamente a quella parte che le signore gradiscono particolarmente. No, ma tu davvero pensi che io sia interessata alle tue erezioni? Ma sei scemo? No, no, scusa, cerca di essere meno esplicita. Io sono ancora alle prime armi. Ma non funziona così. Fidati di una professionista se ti vuoi lamentare con successo. Niente perifrasi, devi andare dritto allo scopo. Dai, riprova. Vabbè, supponi che il mio uccello... Oh, l'abbiamo nominato, egli è tra noi. Sia stabilmente accucciato. Non vedo il problema. Davvero, quella è una parte. Io non sono mai stata una che prende la parte per il tutto. Mi interessa il tutto. È il tutto che mi fa felice. Sì, sì, ho letto che certe femmine di orango riescono a gestire una relazione sessuale anche se il maschio presenta una persistente atrofia della parte preposta. Probabilmente le oranghe hanno capito tutto della vita. Soprattutto hanno capito che non è mica il corpo che conta, ma va. È l'immaginario. E dunque... la saggia femmina scatena l'immaginario del suo orango. Gli va vicino, gli si accuccia accanto, magari lo ascolta, lo sente respirare, lo sfiora, sente il calore ed è felice così. È felice che lui esista. E magari lo bacia. Magari.
Lella Costa! Calabresi! Ci vuole coraggio! Però, no, non crediate che sia finita qua. Non è che me lo rifaresti, non tutto, ma Biascica, come l'avrebbe fatto? Che, o farebbe, direbbe che è stato un onore, soprattutto per te, di venire in questa trasmissione, che c'è tanta gente di cultura, piena di culturisti, insomma, perché portare avanti il culturismo è importante. Il culturismo è importante, siamo tutti d'accordo. Tutti d'accordo, anche Lella, a una certa età. Lella Costa, Paolo Calabresi, lo spettacolo è nuda proprietà. Grazie. Grazie.